d'Austria volle la costruzione e villa arciducale decise fosse nome. Rapporto conflittuale ci fu fra Ferdinando e il fratello Giuseppe, voleva fosse al bando. Con la corona ferrea Napoleone al trono, 1805 incoronato in Duomo. Decisione, partire col restauro, ecco la soluzione. Recupero edilizio e messa in sicurezza, venite ad ammirare tutta questa. Per conservarli nelle menti, alziamo i nostri toni, perché se poi ci pensi che noi facciamo parte di questi pezzi di storia. A Ferdinando, che scelse qui la sua dimora, a sua madre, imperatrice Maria Teresa d'Austria, a Piermarini, che creò il suo gioiello in tempi di crisi, a Napoleone, che la scelse come residenza per il viceré d'Italia, a Umberto, a cui era tanto cara, e a noi. Da marzo 2012 è iniziato il progetto di recupero della Villa Reale di Monza, per ridonare al mondo e alla cultura il suo gioiello neoclassico. Per saperne di più, www.nuovavillarealedimonza.com. Nuova Villa Reale di Monza, per loro, per noi.